La cucina verde.it, riso integrale con cannellini, pomodori secchi e radicchio. Cosa abbiamo bisogno? Cosa ti serve? Eccolo qua, tutto scritto così lo vedete bene. Quindi del riso già bollito, già cotto. Mi raccomando, fatelo prima così ne avete anche per altre ricette. Poi da prima prendiamo il radicchio, lo tagliamo, lo affettiamo. Ecco qua. Non sono nella mia solita cucina e faccio un po' fatica perché devo lavorare sui fornelli e non su una piastra. Comunque, poi una volta affettato il radicchio prendo i pomodorini secchi, i miei 5 pomodorini semi secchi sott'olio. Se ce li avete secchi li dovete far ammollare in acqua, altrimenti così sono molto più rapidi e rimangono un pochino più saporiti. Prendo una padella antiaderente, ci metto un filo d'olio, aggiungo il mio riso, il sale che dovrei aver messo adesso, ecco, poi aggiungo i pomodorini, ci aggiungo i cannellini e comincio a far rosolare il tutto qualche minuto, tempo che diventi un pochino caldo. Poi cosa faccio? Aggiungo il mio radicchio. Vi ricordo che il radicchio non deve cuocere, quindi se no diventa scuro, diventa brutto, amarognolo, ancora più amaro di quello che è, quindi semplicemente mischiarlo insieme a tutto il resto. E qui abbiamo il nostro piatto pronto. Seguiteci sempre sul canale YouTube e su lacucinaverde.it.